All'ultimo incontro tra quelli dedicati ai temi dell'energia che nelle ultime settimane ci hanno tenuto compagnia il giovedì pomeriggio. Abbiamo iniziato parlando di accise sui prodotti energetici e come poter eventualmente ottenere l'esenzione, abbiamo proseguito con le diagnosi energetiche e il bando regionale che le finanzia, abbiamo quindi affrontato il tema della norma ISO 50001 sull'efficienza energetica e anche in questo caso il bando regionale che aiuta le imprese all'implementazione. La scorsa settimana abbiamo parlato dei sistemi di misura e dell'iperammortamento previsto con la finanziaria e questo pomeriggio parleremo invece della air leak, cioè delle perdite sui sistemi di aria compressa e dell'ottimizzazione dei sistemi stessi. Lascio quindi la parola a Paolo Torre che entrerà nello specifico dell'argomento. Buon lavoro. Buongiorno a tutti, oggi ci toccano degli argomenti più pratici, più tecnici che abbiamo visto durante questi webinar. E perché parliamo proprio di aria compressa? Ne parliamo perché durante le indagini energetiche che abbiamo eseguito, uno degli interventi più frequenti, anzi in assoluto quello che si è presentato in tutte le occasioni, è proprio relativo all'ottimizzazione dei sistemi di aria compressa. Se andiamo a vedere quali sono i risparmi suddivisi per linea tipo, ci rendiamo conto che l'aria compressa è prima cosa sempre presente e assume dei valori rilevanti in tutti i settori che abbiamo indagato. Ad esempio l'azienda metallurgica ha raggiunto fino a 60.000 euro di perdite individuate in un anno. Quando facciamo un'analisi di ottimizzazione dell'aria parliamo su vari settori, su vari temi. Partiamo dalla generazione dell'aria, la ricerca delle perdite, la possibilità di recuperare termicamente il calore generato dai compressori, ed infine una valutazione delle pressioni di esercizio. E adesso vedremo di analizzarlo un po' nel dettaglio. Per quanto riguarda la generazione d'aria, quindi i sistemi di generazione dell'aria, andiamo ad analizzare come opera un compressore. Partiamo dai dati caratteristici di funzionamento, quindi dalle schede tecniche di funzionamento dei compressori, e andiamo poi ad analizzare con degli analizzatori di rete il consumo durante il periodo campionato, per individuare se ci sono delle opportunità di miglioramento. Vediamo qui un esempio in cui un compressore con inverter, senza inverter consuma moltissima energia a vuoto, mediamente andiamo tra il 25 e il 30% della potenza nominale. Se in questa situazione venisse messo invece un compressore con inverter, avremmo un beneficio che ripaga la sostituzione del compressore in brevissimo tempo. Anche se è già installato un compressore con inverter, in realtà andiamo a verificare come sta lavorando, perché poi ci si trova, come in questo caso, in cui un compressore con inverter lavora in modo pessimo. Quindi comunque sì, andiamo a fare un'analisi elettrica, energetica del consumo stesso. Andiamo poi a fare quello che è un lavoro certosino, come dei randomanti, andiamo a cercare le perdite d'aria. Si vanno a cercare con della strumentazione sofisticata, con moltissima esperienza alle spalle, per individuare con precisione le varie perdite. Le perdite vengono taggate una per una, vengono identificati con delle etichette rosse, sia per renderle riconoscibili alla manutenzione, ma anche per dare un segnale al personale che l'azienda è attenta anche al discorso delle perdite e che quelle perdite hanno un controvalore economico importante. L'individuazione può essere fatta in tutti gli ambienti, durante il ciclo produttivo, quindi con i macchinari in funzione, qua vediamo un impianto gigantesco nel sud Italia, o lavorazioni meccaniche, le perdite d'aria poi sono veramente diffuse in tutte le parti e vengono rilevate anche perdite di altri gas, azoto, ossigeno o qualsiasi altro gas che circoli in pressione nelle tubazioni. Usiamo della strumentazione che ci permette di individuarle anche a distanza, qui vediamo un caso in cui una perdita è stata individuata a una decina di metri di altezza. Le perdite poi vengono elencate e dettagliate in un report, nel quale oltre a indicare dove sono le perdite, diamo anche un controvalore economico. È una stima, ma è importante per dare un ordine di priorità alle sistemazioni e per far capire al personale quanto vale la somma di tutte le perdite all'interno dello stabilimento, proprio in termini economici. Durante le indagini valutiamo la possibilità di recuperare termicamente il calore generato dai compressori. Un compressore ha un ottimo sistema di riscaldamento, quasi tutta l'energia che viene
inserita come energia elettrica viene trasformata in energia termica e non in generazione di aria. Quindi la possibilità di sfruttare quel calore è molto importante e in alcuni casi è tutto sommato relativamente semplice. Può essere fatto sia direttamente in aria, ma è diciamo il metodo meno sofisticato, oppure inserendo degli scambiatori che intercettano il circuito di riscaldamento di raffreddamento del compressore e vanno a rilevare questa energia per riscaldare qualche cosa. Generalmente vengono interfacciate con un impianto di riscaldamento all'interno degli impianti. Infine si va a vedere la pressione di esercizio, cioè a quanti bar stiamo generando l'aria e quanto la stiamo utilizzando. Molto spesso la generazione avviene ad un livello alto di pressione, 8-10 bar, e poi viene ridotta e negli utilizzi andiamo attorno ai 6 bar, 6 bar e mezzo, 7 bar in qualche caso. Se invece che generare un livello così alto di pressione riuscissimo ad abbassare la pressione di generazione, risparmieremmo energia, mantenendo comunque alle utenze lo stesso livello di pressione che abbiamo oggi. E perché questo? Perché abbassare di qualche bar la pressione di generazione ci fa risparmiare? Considerate che ogni bar risparmiato, ogni bar in meno di pressione di esercizio, il compressore lavora con un minor sforzo e va ad avere una prestazione maggiore. Questa è la scheda di uno delle principali marche di compressori in Italia e andando a fare i conti ci si accorge che ogni bar di pressione rappresenta circa il 7% di risparmio energetico e quindi un 7% di consumo che può essere evitato. Chiudo con un grafico, il nostro grafico a bolle che ci piace tanto, che rappresenta, fatto 100 il campione di audit indagati in questi anni, qual è la sommatoria dei risparmi individuati nei vari interventi. E se vediamo in basso sulla sinistra, quindi l'intervento che si ripaga più rapidamente e una delle bolle più grosse, è proprio rappresentato dalle perdite d'aria, dall'ottimizzazione dell'aria compressa. Ed è per questo che è importante tenere sotto controllo ed indagare questo aspetto. Chiudo qui e lascio la parola al dottor Tarocco. Bene, grazie a tutti. È con estremo piacere che vi saluto, vi ringrazio. Speriamo che questo nuovo strumento di comunicazione del webinar che abbiamo affrontato in modo anche un po' sperimentale, spero ci perdonerete qualche così, inceppamento ogni tanto nella trasmissione. È nostra intenzione replicare questo modello con altri argomenti e tenervi sempre aggiornati su ogni novità sui temi dell'energia. Grazie ancora e alla prossima.